Buonasera giudici, buonasera. Buonasera pubblico. Questa sera voglio dimostrarvi che realtà e illusione non sono così diverse, perché secondo me la realtà è un riflesso della nostra mente, dei nostri pensieri, delle nostre emozioni. Proprio per questo motivo qui ho una predizione di un qualcosa che non è ancora accaduto e quindi non ancora reale. E la lascio lì, in bella vista, davanti a tutti, così non la posso cambiare. Ciao Frank, buonasera. Come stai? Sto molto bene, grazie. Sei Sono pronto? In finale in automatico, quindi... Sei pronto? Sì. Tocca a te. Vai. Dimmi stop. Stop. Qui, bene. Sei di picche. Sì. Tieni il pennarello, fai una firma bella grande sul 6. Così, veloce. Ok, dammi pure il pennarello. Sì. Prendi la carta e mostrala a tutto il pubblico. È un 6 di picche firmato. 6 di picche. Dammi pure la carta. E da questo momento in poi, vietato chiudere gli occhi. Sparita. Perché vedi, Frank, la realtà non è mai come sembra. E proprio per questo motivo ti chiedo di pensare alla tua carta. Esattamente qui, al posto del 5 di cuori, riesci a farlo? Sì. Esattamente qua. Ti aiuto io, guarda. È la tua? Wow! 6 di picche. Però posso fare molto di più. E ho bisogno che mi dai una mano, quindi apri una mano, per favore. E il tuo 6 di picche me lo tieni esattamente qui. Metti un dito sopra. Dito? Sì. Mi raccomando, non ti muovere. Nelle maniche non ho niente. Stai a guardare. E là, che bello. Sei di picche firmato. Primo souvenir magico per te. Wow! Wow! E lo lasciamo qui per il momento. Ok. Il fumo, dai. Eh? Voglio fumare anche io. Da dove usciti il fumo? Buonasera Joe. Ciao, buonasera come stai? Federica. Ciao. Molto sì. Bene, grazie. Wow! Ti devo portare al mio parrucchiere di nuovo. Sì. Ne ho bisogno, vero? No, è meglio di no, è meglio di no. Non so se sono riuscito a convincervi che la realtà è un'illusione. In caso contrario, ci voglio riprovare, partendo dalla carta bianca di Frank e da un pennarello. Quindi, Federica, tieni il pennarello, per favore. Aprilo. Ok, dimmi stop. Stop. Bene. 9 di picche. Quindi abbiamo un 9 di picche. E una carta bianca. Sì. Sul 9 mi scrivi l'iniziale del tuo nome. Solo sul 9, così in piccolo. Così la rendiamo unica. Bene. Passa il pennarello a Joe. Fai una firma sulla carta bianca. Così, va bene. È indelebile, non può andare via. Apri una mano, per favore, e metti un dito sopra la tua carta. Mentre... Federica. Alla tua carta gli farò fare lo stesso identico viaggio della carta di Frank. Non chiudere gli occhi. No, no. Stai a guardare. Attenzione Joe, alla tua carta firmata.
Federica, non ci crederai, ma la tua carta si è unita alla carta bianca firmata da Joe. Insieme per sempre. Wow! È la tua firma questa, Joe? Questa è la tua iniziale? 6 di picche e 9 di picche. Mara, hai visto? No, veramente non ho visto niente. Sì, okay. Non ti sono successe tante cose. Ti credo. La carta era qui... Sì, da prima. Da prima. Mm-hmm. E io non potevo saperle. No. Ma quello che voglio dimostrare è che la realtà si può creare. O addirittura... No! Cambiare. No! Dal 6 al 9. Ma le vostre bravo! Carte. Bravo! A questo punto... È tutto chiaro. Anche il mazzo di carte con cui abbiamo giocato fino ad ora, in realtà, non è mai esistito. Wow! Controllate. Grazie. Bravissimo! Bravissimo! Grazie a tutti.